in collaborazione con Ed eccoci con tutti in ritiro dopo il weekend, torniamo puntuali con in studio il nostro ospite che è il presidente del Conservatorio Martucci di Salerno, nonché avvocato Luciano Provenza. Ciao Luciano, ben trovato e grazie. Un saluto a tutti i telespettatori di TV oggi. Mi è dispiaciuto oggi, a causa del mio invito, sottrarti alle tue fatiche balneari, però che il tempo non ti crea rimpianti sotto questo aspetto. Hai avuto il potere di cambiare il tempo. Vedi, così che Nicola, tu potessi essere per almeno una volta ospite anche a questo orario un po' insolito, no? Delle 14:45. È la prima volta, il mio debutto alle 14:35. Quindi siamo tutti in ritiro. Con ovviamente chi è in ritiro dall'inizio, cioè Alfonso Maria Vagliano. Ciao Alfonso, ben trovato. Ciao, buon pomeriggio, rieccoci. Allora, a furia di invocarla, la pioggia è arrivata anche a Salerno. Non so se a Rivisondoli sia ancora, insomma, stazioni anche lì, un po' di maltempo, oppure se è passata la nuvola. No, staziona ancora. Ieri c'è stato l'allenamento di pomeriggio sotto un vero e proprio nubifragio, poi addirittura in serata, quando i calciatori erano già in albergo, c'è stata una grandinata piuttosto anche violenta, con conseguente abbassamento ulteriore delle temperature. Già ieri sugli spalti dello stadio, queste che vedete sono immagini di questa mattina, c'era bisogno non solo della felpa ma pure del giubbino in aggiunta, quindi faceva molto freddo. Anche questa mattina temperature più basse, continua a piovere, la Salernitana si è allenata in mattinata, mentre nel pomeriggio usufruirà di un po' di riposo. Domani tornerà a fare una doppia seduta e poi mercoledì mattina farà l'ultimo allenamento qui a Rivisondoli alle 9:30, dopodiché i calciatori saranno liberi per due giorni, ci sarà un po' di riposo concesso da Martuscello, rompette le righe e la ripresa della preparazione per il 27 luglio, la seconda fase del ritiro precampionato che si terrà a Matera per circa una settimana fino al 4 luglio. La notizia del giorno, oltre a questa conferma di Matera, avevamo già parlato nelle precedenti puntate della possibilità che si andasse in Basilicata, è anche la partita amichevole fissata o comunque in via di ufficializzazione, in via di chiusura, con il Bari per il 31 luglio, quindi fissata la terza amichevole di questo ritiro precampionato. Si giocherà allo stadio San Nicola, 31 luglio, probabilmente alle 20:30, è un mercoledì se non ricordo male. Sarà un appuntamento speciale non solo perché potrà essere rinsaldato il solido gemellaggio che c'è tra le due tifoserie, ma anche perché il Bari approfitterà di questa data per l'addio al calcio di Valerio Di Cesare, che è stato il capitano fino all'anno scorso dei Galletti e che aveva giocato la sua ultima partita al San Nicola in una quasi drammatica partita d'andata, finale d'andata dei play-out. Doveva esserci un amichevole con una squadra turca, poi alla fine il Bari ha virato sulla Salernitana. Bari che è in ritiro, lo ricordo, qui vicino a Roccaraso. Si era paventata anche la possibilità di un amichevole qui a Rivisondoli oppure a Roccaraso tra le due squadre, però poi un po' perché c'è bisogno di aspettare arrivi, partenze sia in casa Granata che in casa Biancorossa, un po' perché gli impianti non possono ospitare a Roccaraso né tantomeno a Rivisondoli tante persone, si è deciso così di soprassedere e quindi di far slittare tutto al 31 nel bell'impianto del San Nicola. Quindi c'è il prossimo impegno e sarà
un test importante, prove generali, possiamo definirle così, in vista della Coppa Italia. Qui vedete invece Nicola Dal Monte, che questa mattina ha fatto il suo primo allenamento con la maglia della Salernitana, è arrivato ieri sera in ritiro, si è allenato soltanto a parte in palestra, si aspetta l'ufficialità del contratto biennale che firmerà, arriva a titolo definitivo dal Vicenza ed è un attaccante che ha già esperienza in Serie B e che si sposerà sicuramente bene per caratteristiche, brevidino, può giocare a piede invertito con il modulo di Martuscelli. Allora, i nostri amici da casa sono già scatenati, forse anche per la presenza dell'avvocato Provenza, che è uno che non le manda a dire. E allora, domanda che ci fa Alessandro Cioffi, la giro prima a Luciano e poi ad Alfonso. Percentuali per la salvezza diretta, senza passare per play-out. Quindi Alessandro è sicuramente tra coloro che non vedono finora grandi spiragli da questa campagna estiva di mercato della Salernitana, quindi non ha grandi speranze per chiedere delle possibilità di salvezza diretta. Invece tu... Ma Alessandro Cioffi secondo me è un realista. In realtà io, sai cosa vedo? Tu tieni presente... Ti saluta che... Raffaele Sarno. Ciao Luciano. Ricambio Raffaele Sarno. Allora io voglio fare un'analogia. Tu tieni presente quando ci sono quei grandi magazzini dove trovi un cartello liquidazione, oppure quando ci sono quegli enti che hanno una grande partecipazione statale, che spesso si chiama una figura, si chiama il commissario liquidatore. Io penso che Petracchi in questo momento sta facendo il commissario liquidatore. Lui gli è stata imposta una strategia che prevede due livelli. Da un lato lui deve necessariamente vendere, dall'altro però è ovvio che la società che è committente su questo incarico dato a Petracchi vuole anche evitare di continuare ad avere un onere veramente eccessivo per la Serie B, perché noi abbiamo dei contratti che sono veramente onerosi. E allora ha fatto bene il telespettatore, cioè con queste premesse noi arriveremo al 16 di agosto e probabilmente manderemo in campo una squadra non adeguata ancora alla cadetteria, perché non è facile poi riuscire... Già non è facile cedere, perché si stanno avendo delle difficoltà. In generale già non è facile. Anche se ci sono un paio di giocatori sull'uscio, poi sull'uscio nel senso giocatori che stanno per lasciare il ritiro della Salernitana. Però è chiaro, poi bisognerà, come dicevi tu, sostituire adeguatamente e forse finora Petracchi ha operato con... Petracchi non ha fatto niente, perché ha fatto qualche prestito, cioè se no avrà speso 300-400 mila euro. Ne ha incassati... Ragazzi giovani in Serie C, tre quarti, ne ha incassati... l'ultimo calciatore un po' più esperto, per reduce da un paio di stagioni in Serie C, non un giocatore nel pieno... della Nico, comunque la Salernitana ha già incassato soldini, perché una quindicina di milioni di euro ho già preso. Ho contattato prima Transfermarkt, l'attivo di bilancio in questa per la sessione cominciata al 1 luglio è di 14 milioni, al netto poi del fatto che sono arrivati già 9 milioni per il paracadute, rate dei diritti TV, però insomma, senza aver fare i conti in tasca a nessuno. Alfonso, oggi è arrivato Dal Monte, che è il quarto volto nuovo. Ti dicevo prima... Puoi chiedere ad Alfonso quanto è costato Dal Monte? Ma io penso che sia un'operazione low cost anche questa, no Alfonso? Insomma, un giocatore che non rientrava più nei piani del Vicenza, firma un biennale, quindi non credo ci sia stato un esborso particolare per il cartellino. Sì, credo qualche decina di migliaia di euro, onestamente ammetto di non conoscere la cifra precisa, però... Insomma, credo che la Salernitana abbia rilevato l'ingaggio di Dal Monte, che l'anno scorso era stato dato in prestito alla SPAL, quindi... Non credo che ci sia un grande esborso. Tra l'altro Dal Monte, giocatore richiesto tempo fa da Castori, no? Quando sì, vero. Torno a Salerno, perché l'aveva allenato al Trapani, se non sbaglio. Vero. Vero, verissimo, ma questo è un giocatore che è giocatore da B. Era arrivato con intanto con la Maisena, è arrivato col Genoa, poi è stato un po' donato, però io lo ricordo anche da avversario contro la Salernitana, sempre... buone prestazioni, è un calciatore di categoria che poi sia finito negli ultimi anni, negli ultimi due anni Serie C, lo ha fatto sia perché la sua squadra il Vicenza è retrocessa in Serie C, lì è rimasto, e sia perché insomma c'è stata una parabola un po' strana, ma è un 90, non ha certo 35 anni, lo abbiamo
sorridente e fa parte, credo, anzi ne sono sicuro, di quel mercato furbo e intelligente di cui ha parlato Gianluca Petrachi nella conferenza stampa di presentazione. Giocatori affamati, se necessario vado a prenderli anche in Lega Pro. Certo, non li prenderà tutti in Lega Pro, non li prenderà tutti così, dovranno giocoforza arrivare quei 2, 3, 4 giocatori che costituiranno un'ossatura importante, almeno uno per reparto, togliendo il discorso portiere perché resta Sepe a fare il titolare. Però sappiamo tutti che questo mercato, da che mondo è mondo, e non solo quest'anno e non solo in Serie B, si muove sempre dopo Ferragosto. Io non voglio fare paragone con lo scorso anno, ma mi viene in mente, perché poi ripetiamo sempre le stesse cose più o meno, i tifosi ripetono sempre le stesse cose, gli allenatori in conferenza ripetono sempre le stesse cose, chiunque vorrebbe la squadra pronta all'80% per il ritiro. Però chiedo e ribatto, ma quando mai l'abbiamo vista la squadra a Salerno pronta per l'80% al pronti via in ritiro? Ricordo il ritiro addirittura a Jenbach in Austria, questo è il mio ritiro numero 13. Bene, quel ritiro fatto dopo la straordinaria salvezza nel periodo forse più fulgido della proprietà Iervolino, Nicola si ritrovò a lavorare con Sanasisi, con Jarosinski, con Kechrida, con giocatori, poi vi ricordate anche la squadra che scese in campo in Coppa Italia contro il Parma, tutte le polemiche. Quindi è un po' il mercato che va così, cioè o ti chiami Cremonese o ti chiami Palermo e hai alle spalle un gruppo solidissimo, il City Group, oppure c'è chi fa più meno fatica, ma il mercato vero e proprio decolla ad agosto, dopo Ferragosto. Quindi sì, però Alfonso. Andiamoci. Sì. Allora, scusami, no, devo interromperlo. Sì, ti voglio solo chiedere due secondi per chiarire agli amici da casa e confermare il 31 luglio amichevole col Bari, perché chiedeva forse qualcuno che si era collegato dopo. 31 luglio Alfonso ci ha detto Bari Salernitana al San Nicola. Fabio Saggese, ti do un assist, penso, dice: ma al presente Iervolino non mancano i soldi. Quindi non so se volevi intervenire sulla questione disponibilità economica del club. Io non sono d'accordo con Alfonso. Prego. Perché questo è un discorso ordinario che riguarda tutte le squadre del mondo e siamo d'accordo. Qua il problema è di natura diversa, perché c'è un diktat: devi prima vendere per poi poter prendere qualcuno in entrata. Allora che cosa succede, caro Alfonso? Succede che, come ha sottolineato anche Nicola in qualche altra occasione, cedere questi giocatori non è facile, sia per l'onerosità dei contratti. Per niente, per niente. Allora ti chiedono di Bonazzoli, di... Però restano, se questi restano a malavoglia, con un onere economico importante, allora io dico, per appoggiare la tesi di Alfonso, va bene, dopo il 15 di agosto speriamo che abbiamo venduto qualcuno, ma adesso non mi spendere 300-400 mila euro per quattro calciatori, qualche acquisto più mirato Alfonso lo potrebbe fare. Penso che anche Petrachi pensava che si potesse fare qualcosa in più. Alfonso, per integrare il discorso ti assumo un po' tutte le considerazioni dei tifosi, in particolare legandoci al mercato. Ti chiedono di Bonazzoli, di Simi, e poi sappiamo che sono in partenza Castanos e di quei mesi, quindi insomma, se ci puoi ragguagliare su questo e allargando il discorso, se Petrachi si è visto in ritiro. Parto dall'ultima domanda: no, almeno questa mattina non si è visto, ce lo segnalano a Lecce con la famiglia, spesso ne approfitta per passare qualche ora con i suoi familiari. Non so se domani si rivedrà qui a Rivisondoli per i due giorni prima del rompete le righe, oppure farà tappa direttamente a Matera. Per quel che riguarda i giocatori in partenza, ti segnalo che i Cuemesi è ancora qui. Questa mattina era in palestra ad allenarsi, in realtà si sta allenando a parte praticamente dall'inizio del ritiro, per immagino dei problemini muscolari. Era data da un po' tutti per vicina la cessione belgi dell'Oiven, ma al momento i Cuemesi è ancora qui, quindi evidentemente non c'è ancora l'accordo per la sua partenza.
Per quanto riguarda Simi, ci sono state due proposte, non conosciamo esattamente le squadre, ma una sicuramente arriva dalla Turchia, a cui il giocatore ha detto no, al momento preferirebbe restare in Italia. Anche su Simi abbiamo ragionato più volte, sul suo contratto sicuramente oneroso, ma soprattutto in scadenza al 2025, quindi la necessità, mi metto nei panni io di un calciatore che è classe 92, di dover pensare a questa stagione, di trovare anche la necessaria continuità per poi guadagnarsi tra virgolette il contratto per gli anni successivi, che potrebbe essere anche l'ultimo di una carriera. E quindi una riflessione che secondo me Simi dovrebbe fare, poi per carità ha tutte le sue ragioni e motivazioni per scegliere il suo futuro. Per quanto riguarda Bonazzoli c'è un oggettivo problema che riguarda l'ingaggio, che conosciamo, non è un ingaggio sostenibile per la Serie B, molto alto, anche da top 3 anche in Serie A, e quindi sì, se Bonazzoli dovesse partire io credo che la Salernitana poi dovrebbe anche contribuire in qualche modo al pagamento dell'ingaggio in parte. Vedremo che cosa accadrà. Di certo, prima lo diceva anche Luciano Provenza, se questi giocatori poi restano, si chiude il mercato e non riesci a cederli, poi la Salernitana deve pagarli e deve cercare di sfruttarli al meglio. Petrachi lo disse, fosse per me li cambierei tutti, ma chi resterà, perché qualcuno resterà, non puoi venderne 20, deve farlo con il coltello tra i denti, e mi auguro che il direttore sportivo riesca in questa missione, quasi da psicologo, no? più che da direttore. Da motivatore in qualche modo, anche se poi diciamo, sì. È chiaro che Petrachi può spendere il suo carisma, la sua esperienza, la sua carriera, perché comunque è un direttore sportivo che da tanti anni è sulla breccia, ha fatto tanta Serie A col Torino, poi un anno con la Roma, è qualificato e competente, però poi come tutti i direttori sportivi, anche quelli che recentemente si sono succeduti a Salerno, da De Santis a Sabatini, dipendono a loro volta dalle volontà del presidente. E quindi prendere un impegno con un calciatore, promettergli magari un allungamento, un adeguamento, o chiamare un calciatore e convincerlo quasi ad accettare il progetto, però poi non è che Petrachi ci mette i soldi, e ce li deve mettere chi è sopra di lui, chi ha preso Petrachi, dicendo che ha preso il miglior direttore sportivo possibile, e quindi dandogli sotto questo aspetto grande forza, un grande riconoscimento pubblico. Fece Iervolino di Petrachi il 3 luglio scorso. E però secondo me, come tutti i professionisti, vanno messi nelle condizioni di operare. Ma è una situazione talmente atipica, talmente anomala, che io devo fare i complimenti ad Alfonso Avagliano, che peraltro è il figlio di un mio carissimo amico, siamo quasi parenti con Avagliano, ma lui non lo sa. Fatto gli auguri al papà di Alfonso recentemente, era il compleanno. Ieri mi sembra che era il compleanno. Comunque voglio dire una cosa, io non so come fa lui. Il 20. Ma glielo ho fatti su Facebook. Io non so, anche per i giornalisti è difficile, perché effettivamente che parli di calciatori che ci sono oggi e che sai che non ci saranno, per l'allenatore. Vuoi abituare la tua squadra a degli schemi, vuoi dare un'impronta tua, con chi? Con gente che probabilmente non ci sarà. E quindi è una situazione che a Salerno, secondo me, è stata compresa bene, però sotto un solo senso. Cioè, Iervolino se ne vuole andare, Iervolino vuole liquidare tutto e tutti e vuole cedere. Io non lo so se è vero, però non è che voglia spendere una parola ma a favore del presidente. No, poi però sta di fatto che Iervolino, come ingaggi in Serie A, questo sicuramente, ha speso l'ira di Dio, e come ingaggi in Serie B spenderebbe tanto finché non... Se se ne vanno di A, se ne va qualcosa, comunque restano ingaggi da 24-25 milioni totali, che tu prendi in Cittadella, che spende... nasce proprio per questo, no? Sì, il paracadute aiuta le società che sono retrocesse a gestire una situazione diversa, avendo però un plafond, insomma, una ricaduta però un po' più forte. Però il paracadute, scusami Nicola se mi intrometto, perché questo lo trovo un argomento molto interessante, il paracadute dura un anno e non ti viene dato tutto subito, devi comunque, a rate impatta sul bilancio che si chiuderà il 30 giugno 25. E quindi c'è anche da far quadrare i conti. Il discorso che faceva Luciano Provenza è corretto,
ci sono i conti da far quadrare. Il bilancio, non conosciamo ancora le cifre al 30 giugno 2024, ma da tutti era dato in perdita con numeri simili a quelli dell'anno precedente, dopo la retrocessione poi ancora di più, e quindi occhio anche a questa situazione, occhio anche a questa situazione. Alfonso, c'è una domanda interessante, te la giro volentieri, perché tu nelle scorse settimane hai affrontato la questione societaria e proprio tu hai scritto che non c'era solo la Brera Holdings tra le parti, insomma, interessate che avevano bussato alla porta di Erbolino, ma c'erano anche altri soggetti. Ora l'amico Daniele Cerrato da casa ci chiede se al momento esistano interessamenti, trattative, insomma, se questo discorso societario, finita la trattativa, saltata la trattativa con Brera, sia in qualche modo in una fase di stop, oppure se sotto sotto qualcosa ancora si muova. Non so cosa ti risulti. Guarda, ammetto candidamente che non so se ci sono delle trattative in questo momento in corso, però mi rifaccio anche alle parole del presidente Erbolino nell'ultima conferenza stampa, in cui lui ha ricordato ancora una volta che se dovesse esserci un imprenditore più bravo, insomma, si è reso disponibile a passare la mano del tutto o parzialmente, e quindi immagino che se anche dei discorsi dovessero esserci, magari nascere adesso oppure già nati da qualche giorno in massima segretezza, come spesso succede in questa cosa, poi il presidente darebbe seguito, no, a quello che ha già dichiarato. Al momento non ci risultano delle trattative in corso, anche perché non è esattamente il momento giusto per vendere barra comprare una squadra di calcio. Solitamente queste trattative intanto durano tanto tempo, tanti mesi, ricordiamoci anche quello che è successo per altre società. Ricordo ad esempio il Milan, quando fu ceduto ai cinesi, fu imbastita una trattativa che durò tantissimi mesi, e che probabilmente, se anche nasce oggi, col punto interrogativo, va a chiudersi sulla fine dell'anno sportivo 2024-2025, per poi far subentrare, insomma, con la nuova proprietà, con l'inizio di una nuova stagione. Al momento non mi risultano discorsi avviati. Allora, Catello Lambiasi ha perplessità sulla location di Matera, perché, insomma, dice, una realtà in piena estate non adatta, ma insomma, questo ha trovato la Salernitana per il momento. Ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, poi nella seconda parte parliamo anche un po' della questione abbonamenti, che, insomma, è questione molto sentita e attuale presso la tifoseria. Tra poco. Allora, seconda parte di Tutto il Ritiro. Io partirei dal commento e dal messaggio di Fabio De Maio, che è molto attivo sempre in ogni trasmissione. Scrive: lavoro a Cosenza è quello che anche percepiscono anche al di fuori della realtà di Salerno. È una squadra che sicuramente avrà difficoltà nel campionato. Credo che sia la prima volta che una squadra retrocessa dall'A goda di così poco credito pure agli occhi degli avversari. E insomma, Alessandro Mancini dice: l'allenatore è il meno responsabile della vicenda. Qualcuno ricorda che ieri Bonucci era al Giffoni Film Festival, ha detto Martuscello è carico. Io temo un campionato ancora più allucinante del passato in questa categoria, e quindi, insomma, Antonio Sogli è molto drastico: il Bruno sta distruggendo la Salernitana, spero che la tifoseria sia compatta nel non abbonarsi come prima risposta. E allora, proprio questo messaggio che ho letto così al volo ci dà l'assist, perché mentre vediamo Dal Monte, che insomma è alle prese con il primo allenamento, è piccoletto Dal Monte, è bruciante, no? 1,66-1,67 sarà, Alfonso, brevilinio, insomma, un giocatore veloce. Sì, adesso credo sia 1,68 m, come dicevi tu, giocatore classico esterno d'attacco, che può mettere in difficoltà magari difesa avversaria rientrando sul piede preferito, gioca a piede invertito e cercando la conclusione. Vedremo magari a questo punto a Bari, lo ricordiamo, a beneficio degli amici che si sono messi in ascolto alla visione soltanto in questo momento, il 31 luglio ci sarà questa amichevole subito contro una pari categoria, credo che lo vedremo all'opera lì per la prima volta. Allora, Luciano, dicevo della questione abbonamenti, insomma, il centro di coordinamento si è espresso, insomma, i tifosi in generale si aspettavano
un segnale di attenzione in più da parte della società, al di là poi dell'aspetto meramente economico. Quindi qual è la tua posizione su questa i tifosi hanno ragione perché vicenda, voglio dire, anno ne discutiamo. No, ma sì. Voglio dire, gli abbonamenti, come ormai lo sanno tutti, costituiscono la voce meno rilevante per quanto riguarda gli introiti di una società, sono altre le voci fondamentali. Iervolino poteva, secondo me, ricucire anche un po' il rapporto con la tifoseria attraverso una campagna abbonamenti molto, molto, molto incentivante con dei prezzi più accessibili. La verità è, caro Nicola, che a Salerno però devono capire, una volta e per sempre, che la situazione è quella che ha detto Alfonso Avagliano. Cioè, noi teniamo comunque, se vanno via di A ed altri, teniamo un buon ingaggio elevatissimo. Noi non possiamo pensare che Iervolino voglia investire altri soldi, perché lo possiamo sperare, ma non possiamo imporlo. No, chiaro, qua nessuno può niente a nessuno. Bisogna essere chiari. Si analizzano i comportamenti, le scelte. Iervolino sta facendo un'operazione. Se ne prende atto. L'operazione di Iervolino. Ovviamente i tifosi sono preoccupati, perché per quello che dicevamo prima, è chiaro, recuperi le... cedendo però per la, perché è per un la prima volta Iervolino che non ti soddisfa, guarda, però al tempo stesso devi soddisfare esigenze tecniche. C'è un allenatore, un direttore sportivo, una tifoseria che chiederebbe una squadra in linea con la Serie B, quantomeno, non lo squadrone che magari può allestire una Cremonese o un Palermo in questo momento. Io non voglio fare il difensore di Iervolino, sono però l'ultima persona. Che la squadra retrocessa dall'Asia così già in difficoltà, insomma. Ma parlano i numeri, cioè il però la Cremonese anche retrocessa 2 anni fa dalla Serie A e ha rilanciato, ha fatto sia l'anno scorso sia quest'anno il cosiddetto squadrone. Allora, se è chiaro che il tifoso vuole il meglio, però ci io sono... ti provoco un po'. No, ma ci sono, che... ma proprio io, cioè io l'ho contestato quando era amato da tutti. Però obiettivamente oggi il discorso non è più calcistico, è un discorso economico. La Salernitana è in liquidazione, bisogna fare liquidità e bisogna evitare tutti quei contratti onerosi. Iervolino per la prima volta in 3 anni ha detto una verità. Ha detto guardate, datemi, facciamo un progetto triennale. Quindi ti ha fatto capire né quest'anno né l'anno prossimo io farò una squadra per salire. Farò una squadra per sopravvivere. Però cercare... la preoccupazione è che quest'anno la squadra possa... non è stata adeguata neanche all'obiettivo minimo. Però diceva Tartaro che c'è Alfonso Maria Avagliano che è lo stesso nome di Alfonso Maria Tartaro. Allora diceva Alfonso Maria prima anche Alfonso Maria Tartaro che le squadre, in effetti il mercato poi è a Ferragosto e subito dopo dobbiamo sperare, però io diciamo il grande snodo è comunque di A. Se la Serena riuscisse in qualche modo a cedere di A, probabilmente Iervolino a Petrachi darebbe margini un po' più ampi, però il problema è che più vai avanti e più chi se lo deve comprare tende a ridurre il prezzo. È il gioco delle parti. Sono tipo le case per le vacanze, cioè se vuoi una casa a Palinuro la chiedi a marzo, il giorno prima di agosto te la buttano appresso pur di guadagnare. È la stessa cosa di A, cioè di A è inutile che lui, ma non è che voglia fare dice Antonio Soglia, Provenza non ha capito che così finiamo in C. No, io ho capito, non è che non l'ho capito. Però cercando di capire, di entrare nella psicologia. Io non l'ho capito, ma ho fatto più di qualche post che finiremo in C. Però a questo punto, quello che dico io, è che non possiamo pretendere di muovere la tasca di questa persona. Ah, questo dipende. Noi osserviamo e valutiamo i fatti, nulla di più. Non imponiamo nulla, però certamente i tifosi, e sono tanti i messaggi, chiedono una squadra di calcio. Io fare una domanda ad Alfonso. Il colmo sarebbe se Dia venisse ceduto in prestito secco, dice Alessandro Cioffi. Fabio De Marici, avvocato, programma triennale con un presidente che prima dice questo e successivamente afferma che a settembre si dimetterà. Ancora che vogliamo credere alle favole. Fai la domanda ad Alfonso. Vuoi fare una domanda? No, vabbè, voglio dire a questo. Io sono per i dati obiettivi, volevo chiedere ad Alfonso. Tu che sei lì in ritiro e stai vedendo Martuscello come opera e come fa, secondo te, in base alla tua ultradecennale esperienza nei ritiri, sono 13 anni che vai in ritiro, passa allora, il tempo anche per i più giovani colleghi. Sì. Sì, in effetti era un ragazzino. Allora, me lo ricordava a Radio Bussola, ma tanti anni fa. Allora dicevo, Alfonso, secondo te, Mister Martuscello, dal punto di vista proprio della sua motivazione, cioè tu come lo vedi? Benissimo, lo vedo benissimo perché
è consapevole intanto di avere una chance irripetibile, perché vivere una vita da, non dico eterno secondo, ma da sempre da vice nell'ombra, e poi a 53 anni accettare una situazione comunque così onerosa sotto tutti i punti di vista, significa poi dover rispondere sul campo. Lo vedo molto motivato, ne abbiamo discusso anche nelle primissime puntate, fin dall'inizio del ritiro, regole, molto inflessibile, molto anche determinato, però poi c'è il sorriso, però poi c'è il momento anche di svago, lo scherzo con i calciatori e soprattutto con i tifosi. È stato acclamatissimo soprattutto nel weekend, quando è aumentato il numero dei presenti qui a Rivisondoli, tanti applausi soprattutto per lui, cori per lui, mister non mollate, mister siamo pochi ma siamo con voi, e lui si è detto convinto di riuscire a riportare i numeri che Salerno può fare, da buon meridionale lo sa bene, al più presto allo Stadio Recchi, come con il gioco, con l'impegno, con l'attaccamento alla maglia, che pure chi magari ha la valigia pronta e dovrà disfarla perché magari il mercato non gli consentirà di andare da nessuna parte, dovrà mettere in mezzo al campo. Ecco, non mi sembra affatto un gestore o un allenatore venuto qui tanto per prendersi un contratto, tutt'altro. Avere il coraggio anche di lavorare con buona parte dei giocatori che magari potranno essere ceduti, ma su concetti giochisti, senza mai buttare la palla. Credo che abbiate visto anche le amichevoli che la Salernitana ha disputato fino a questo momento, magari con il Volos che aveva due settimane in più di preparazione, che in questo periodo sono tante, si fanno sentire. La Salernitana non ha mai rinunciato, pur commettendo magari qualche errore, a costruire dal basso, perseveranza. Quindi prima o poi, se lavori così, con questo condottiero, con queste motivazioni, qualche risultato devi ottenerlo. Secondo me ci vuole un po' di pazienza. Io capisco anche lo stato d'animo dei tifosi, ho avuto modo qui a Rivisondoli di confrontarmi, di parlare veramente con tanti e di come dire, mettere sulla bilancia anche opinioni diametralmente opposte tra chi è un po' più pessimista, chi dice attendiamo. In questo momento siamo a 12 giorni dall'inizio del ritiro, credo che sia giusto anche attendere, ecco, questo snodo del mercato, che poi sarà anche un po' il piede di porco per un eventuale, se ci saranno questi acquisti, decollo, ecco, della stessa campagna abbonamento. E allora, siamo in conclusione, tanti amici dicono che un segnale di protesta potrebbe essere disertare la Recchi in occasione del Memorial Iervolino, che sarà il primo appuntamento stagionale qui a Salerno, dovrebbe essere intorno al 5 agosto, se non sbaglio. Qualcun altro ci faceva notare, in effetti l'avevo visto anche io ieri questo risultato, che ieri il Frosinone ha vinto 3-0 con il Volos, che aveva vinto 1-0 con la Salernitana. Però insomma, bisognerebbe anche vedere le partite per giudicare poi da come sono andate. È chiaro che la Salernitana non ha fatto una grande impressione con il Volos, Alfonso raccontava del ritardo di condizione, la differente preparazione, questo ci sta. Poi è chiaro, ci sta anche un discorso di attenzione, di motivazione, di qualità dei singoli. E chiaramente una squadra come quella della Salernitana, che è ancora una squadra in modalità provvisoria, perché abbiamo detto che ci sono tanti calciatori che sul mercato, insomma, non sono così sicuri di restare dove stanno, insomma, qualche strascico se lo porta. Comunque, ci sono tanti messaggi ancora, ma il tempo ormai stringe, siamo alle 15:30, abbiamo cominciato un po' più tardi, ci siamo presi qualche minuto in più, è stato un piacere dialogare con Luciano Provenza. Ciao a tutti e grazie a TV Oggi, un saluto al mio parente Alfonso Maria Avagliano. Abbiamo scoperto anche questo. Siamo cugini. Ciao. E allora, ciao. Grazie Alfonso, ci ritroviamo ovviamente con te anche domani con tutti i ritiri e con gli appuntamenti nel TG. Grazie ancora, buon proseguimento a te e buon proseguimento anche a voi che ci avete seguito anche oggi in tanti. Grazie ancora, a risentirci. In collaborazione con...